Il fenomeno mafioso è nato e cresciuto in Italia nel periodo dell'Unità, quando a sud si sviluppano il brigantaggio e la questione meridionale. I braccianti chiedevano pane, libertà, giustizia e diritti, ma si sentirono traditi e non capiti dai nuovi governanti del nord. Così accettarono ancora la protezione dei vecchi padroni locali, che in cambio però pretendevano rispetto e fedeltà incondizionata. Lo facevano sfruttando l'ignoranza della povera gente, utilizzando la violenza e la prepotenza. Col passare del tempo questi padrini si sono arricchiti, ricattando quelle stesse persone che avevano promesso di proteggere. Tanti soldi, tanto potere. Così si sono messi in concorrenza con i governi democratici. Si sono raggruppati in organizzazioni con leggi proprie, in parallelo a quelle dello Stato. Già alla metà dell'Ottocento si parla di mafia in un vocabolario dell'epoca. Sette malavitose. Quando Giovanni Falcone raccolse le rivelazioni di Buscetta, si seppe che questa organizzazione era chiamata Cosa Nostra. Comunque la si chiami, nel tempo è diventata un modo di pensare e di agire che non conosce classi sociali e nemmeno latitudine. Tanto tempo il fenomeno mafioso è stato visto come una realtà esclusivamente italiana, anzi del sud. Ma le cose sono cambiate ormai da tempo. La mafia si inserisce ovunque, nei settori dove le attività si mostrano più redditizie. Se c'è un affare economicamente interessante, la mafia si fa avanti. Così si è espansa oltreoceano, nel nord Italia e in molti paesi europei. In Italia, magistrati coraggiosi cominciarono a scavare questa realtà sommersa, negata fino agli anni Ottanta. Arrivò a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Erano anni tremendi, nei quali lo spaccio della droga mieteva moltissime vittime fra i giovani. Cominciò ad andare nelle scuole per parlare ed ascoltarli. Spiegò che droga significava morte e che alla mafia non importava se a morire fossero ragazzi giovanissimi. Dalla Chiesa fu ucciso. Dopo di lui Rocco Chinnici proseguì il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole. Anche Rocco fu ucciso, ma i magistrati del pool continuarono nell'opera iniziata. Falcone indagò gli aspetti più oscuri e misteriosi della società per bene, banche, affari, commercio. Paolo Borsellino lo affiancò, ma era anche convinto che fosse prioritario educare alla legalità, partendo dalle classi più giovani della scuola, italiana come europea. Molti ragazzi avevano lasciato la terra di origine per andare a cercare lavoro al nord e in Europa, ma per molti di loro era più facile il redditizio e esportare le attività illecite. Con la morte di Giovanni e di Paolo ci fu una svolta impensabile. Le loro indagini, con quelle del collega Rosario Livatino, si allungavano dall'Italia alla Germania. Dopo gli arresti seguiti alle stragi del 92, alcune leggi importanti furono approvate per aiutare i collaboratori di giustizia. Ancora una volta, però, il problema delle mafie si configurava come un problema culturale. Diceva Paolo Borsellino: il problema della mafia non deve essere solo un problema di repressione, ma un movimento culturale e morale che parte dalle giovani generazioni per abituarli a sentire il fresco profumo di libertà. A Palermo, Don Pino Puglisi strappava i figli dei mafiosi alla strada e offriva un'opportunità diversa da quella già segnata per loro. Anche Don Pino fu ucciso. I negozianti avevano paura e cedevano al ricatto del pizzo. Solo grazie a Libero Grassi le cose cominciarono a cambiare. Anche lui pagò con la vita. I primi territori, confiscati ai mafiosi, furono restituiti allo Stato attraverso le cooperative sociali, dove i ragazzi lavorano e restituiscono prodotti puliti alla comunità. Il reato di associazione esterna di stampo mafioso permise di arrestare tante persone insospettabili che collaboravano esternamente con la mafia. Convincere le vittime a confidarsi con la giustizia è stato e resta il lavoro più grande. La gente spesso preferisce subire ingiustamente piuttosto che parlare. Se è vero che la mafia uccide, il silenzio uccide ancora di più. Dopo la caduta del muro di Berlino, la mafia cercò subito di acquistare immobili nella Germania dell'Est. Con l'aiuto di contatti sicuri sul territorio. La nostra Europa, con origini comuni per storia, valore e economia, ha in comune anche la realtà delle mafie. Per liberarci dalle organizzazioni criminali mafiose, dobbiamo prima di tutto essere consapevoli di questo fatto. La mafia ha ucciso tante persone, ma non ha capito che ha anche risvegliato noi ragazzi nell'impegno per liberarcene. Ma la consapevolezza, c'è bisogno di creare una strategia comune per contrastarne il diffondersi. Giudici, magistrati e polizie dovrebbero poter utilizzare un sistema di leggi comuni, lavorando con metodi condivisi. L'Italia già nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre ha fatto da apripista nell'ambito dei paesi europei. Con il riconoscimento del reato di associazione mafiosa si è passati al sequestro e alla confisca dei beni realizzati in modo illecito.
Falcone aveva intuito la necessità di seguire il flusso dei soldi per individuare investimenti e investitori illegali. Nel 2020, a Palermo, l'ONU ha riconosciuto la sua intuizione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, alla quale hanno aderito 190 paesi. È un'intesa basilare, riconosce la possibilità di collaborazione fra tanti paesi nella lotta ad un crimine comune. Resta però una complessa e lenta burocrazia all'interno dei singoli paesi, che rallenta la collaborazione. Sarebbe fondamentale semplificare le procedure e uniformare la legislazione, almeno in tutti i paesi dell'Unione Europea. La speranza è in noi giovani e quindi nella scuola, nell'educazione alla legalità. Solo se ognuno di noi farà la propria parte, come insegnava Giovanni Falcone, potremo credere in un futuro pulito e onesto.